Quando vogliamo studiare, lavorare meglio ed essere maggiormente produttivi, è meglio sforzarci e applicarci il più possibile, magari facendo le ore piccole, oppure è meglio dedicare il giusto tempo al dormire? Bene, in questo video vedremo quali sono le relazioni tra il sonno e le nostre capacità cognitive. Dunque, dormire deve essere importante, visto che è un'attività, tra virgolette, che facciamo tutti noi. Magari possiamo avere delle piccole differenze individuali nei tempi, nelle modalità, ma alla fine il nostro corpo richiede, il sonno. E difatti, mediamente, noi spendiamo circa un terzo della nostra vita in questa attività. Parlo di attività non a caso perché in realtà durante il sonno il nostro cervello è ben lungi dall'essere disattivo. In realtà succedono diverse cose, molte delle quali in realtà con un significato poco conosciuto, ma fatto sta che sembra siano particolarmente importanti per il benessere del nostro cervello. Difatti, se noi dormiamo molte ore di meno rispetto a quelle a cui siamo abituati, oppure passiamo completamente una notte in bianco, il giorno dopo avremo non pochi problemi, a parte la sensazione di sonnolenza generale, le nostre capacità cognitive saranno influenzate negativamente, le nostre capacità di attenzione, di concentrazione, saranno diminuite, così anche quelle come quelle di memorizzare nuove informazioni. Il nostro umore sicuramente non sarà dei migliori, così come le nostre capacità di pensare e ragionare, ma anche alcune facoltà motorie, in particolare la destrezza motoria, non sarà certamente la migliore. Alcuni studi recenti hanno messo in risalto come, proprio riguardo l'apprendimento di nuove informazioni, la memorizzazione di nuovi dati, sia particolarmente importante durante proprio la fase di sonno. Sembra che quando noi dormiamo, perlomeno in alcune fasi del nostro sonno, i circuiti neuronali che sono stati particolarmente stimolati il giorno prima vengono riattivati, cioè come un replay delle informazioni che abbiamo acquisito il giorno prima. E sembra che questa attività sia di fondamentale importanza proprio per la memorizzazione, soprattutto per la formazione di nuovi contatti tra i neuroni, proprio per andare a creare quei nuovi circuiti neuronali che rappresentano la nostra memorizzazione di dati. C'è un interessante studio che è stato effettuato su alcuni topi di laboratorio e che con una particolare tecnica fotografica di microscopia, i ricercatori qui hanno misurato proprio i singoli neuroni. In queste due immagini voi vedete proprio l'assone di un singolo neurone all'interno del cervello di un topo che era cosciente, libero di muoversi. E questo stesso neurone è stato fotografato nell'arco di 24 ore prima o dopo un determinato addestramento in una gabbia particolare dove l'animale doveva imparare a fare determinate attività motorie per ottenere una ricompensa. Nell'immagine superiore vedete la fotografia di questo assone che presenta lungo il filamento tutta una serie di spine dendritiche, ossia di punti di contatto con altri neuroni. Ma 24 ore dopo, ossia dopo che l'animale ha imparato a fare una determinata attività motoria, si vede come i ricercatori hanno fotografato lo stesso identico neurone, ma le frecce bianche indicano nuove spine dendritiche che si sono formate. Se le paragonate con l'immagine del giorno prima, queste spine dendritiche non c'erano. Quindi probabilmente questi nuovi punti di contatto rappresentano in qualche modo la formazione di nuovi circuiti neuronali che possiamo associarli alla memorizzazione di nuovi dati. La cosa interessante qui è che i ricercatori in alcuni di questi topi hanno fatto una procedura diversa, ossia dopo l'addestramento non li hanno fatto dormire, li hanno fatto passare 24 ore completamente svegli. Quello che succedeva il giorno dopo è che i topi ricordavano male quello che avevano appreso il giorno prima, ma non solo, non c'era questa formazione di nuove spine dendritiche, che era quella che invece avveniva se gli animali potevano tranquillamente dormire.
Bene, ma quindi durante il sonno deve avvenire qualche cosa che aiuta al buon funzionamento dei nostri neuroni e di recente è stato scoperto un fenomeno che sembra essere particolarmente importante per questa attività. Non so se lo sapevate, ma quando noi dormiamo il nostro cervello si restringe. Si restringe in maniera molto limitata, ovviamente, però l'effetto che si ottiene è quello di allargare gli spazi in alcuni punti particolari del nostro cervello. In questa immagine potete vedere un disegno di un cranio qui a sinistra con un cervello al suo interno e possiamo ingrandire questo quadrato ingrandendolo qui a destra, dove si vede la superficie del nostro cervello con uno spazio esterno che è circondato da un liquido cerebrospinale e possiamo vedere che c'è un esempio di un'arteria colorata in rosso che penetra all'interno del cervello, quindi portando il sangue, e di una vena invece che esce dal cervello. Ma vedete che sia attorno all'arteria che attorno alla vena c'è come una sorta di spazio, di secondo tubo concentrico che entrando all'interno del cervello forma una specie di tunnel. Ebbene, quando noi dormiamo, questo lieve restringimento del tessuto cerebrale fa sì che ci sarà un allargamento di questo spazio attorno sia all'arteria che alla vena. Questo spazio è stato chiamato spazio di Virchow Robin dai due ricercatori che lo hanno per primi descritti, ma è quello che succede quando noi dormiamo e quindi quando questi spazi si allargano, vedete, seguendo la freccia blu, che in qualche modo il liquido che circonda il nostro cervello riesce a entrare più facilmente attraverso questo allargamento di questo tunnel all'interno del cervello, spinto probabilmente anche dalle pulsazioni, dai movimenti peristaltici dell'arteria stessa. Ma questo liquido, una volta che entra, riesce, come potete vedere, a penetrare, a percolare attraverso il tessuto cerebrale. E a questo punto fa, potremmo dire, un vero e proprio lavaggio del cervello, perché durante questo passaggio di questo liquido, riesce a raccogliere tutti gli scarti metabolici delle cellule cerebrali e poi il liquido viene, per così dire, raccolto a sua volta dallo spazio, sempre di Virgo Robin, presente però in questo caso nelle vene, per essere poi portato all'esterno e poi portato via nel normale ricircolo, diciamo, e lavaggio del liquido cerebrospinale. Come potete capire, quindi questo tipo di vero e proprio lavaggio del cervello sembra addirittura essere maggiormente efficiente di un normale sistema linfatico e sembra proprio che sia maggiormente attivo, maggiormente efficiente proprio quando noi ci addormentiamo. Se noi non dormiamo la notte o per periodi anche più lunghi, questo sistema di lavaggio, che è stato chiamato sistema glinfatico, perché poi le cellule della glia all'interno del cervello in qualche modo partecipano a questo tipo di lavaggio del cervello, non sarà particolarmente attivo e di conseguenza potremmo quasi paragonarlo ad un motore ingolfato e quindi non riuscirà a funzionare molto bene. Ma la storia non finisce qua. 3 anni dopo la scoperta di questo sistema glinfatico, è stato scoperto un vero e proprio sistema linfatico che circondava il cervello. Questo sistema è stato scoperto prima nei roditori e poi però anche nell'uomo attraverso degli esperimenti su dei campioni post-mortem. In questa immagine che vedete qui c'è l'immagine appunto originaria dello studio fatto su roditori e qui i ricercatori andavano a studiare proprio le meningi, quelle membrane che circondano il cervello, attraverso delle tecniche particolari che permettevano di conservare in maniera appropriata questi tessuti che sono molto delicati. Iniettando dei traccianti particolari, questi ricercatori hanno visto che esisteva un delicatissimo sistema di vasi che circondavano alcune delle arterie del cervello. Tra l'altro, questo sistema di vasi era particolarmente fitto in prossimità di grosse arterie. E come detto prima, questo sistema è stato poi anche scoperto
nell'uomo. E in pratica quello che sappiamo ora è che i due sistemi, quello glinfatico e quello linfatico, agiscono in concerto per rendere il cervello così efficiente. Qui vediamo un esempio di questa unione di lavoro. Questa è sempre la superficie del cervello, questo rettangolo è qui ingrandito, vedete che c'è il sistema glinfatico che agisce più in profondità e il sistema invece linfatico che è più superficiale, ma in qualche maniera si scambiano il lavoro per tenere il cervello ben pulito. In pratica questo doppio sistema di lavaggio riesce ad essere estremamente efficiente nel permettere al nostro cervello di fare quello che sa fare. Però se noi riduciamo l'efficienza di questo sistema, per esempio riducendo il sonno, andremo, come dire, a ingolfare il nostro cervello e questo contribuirà a rendere le nostre capacità cognitive meno efficienti. Quanto dobbiamo dormire per mantenere ben efficiente il nostro cervello? Ma questo dipende da diversi fattori, dall'età, dal sesso, da particolari fasi della nostra vita che stiamo attraversando, però grosso modo gli studi indicano che in media noi dovremmo dormire almeno 7-8 ore a notte per mantenere il cervello ben efficiente. C'è una certa variabilità, alcune persone addirittura possono dormire anche semplicemente 4-5 ore a notte di routine senza avere particolari conseguenze, ma questo interessa solamente una percentuale molto piccola della popolazione. Di solito però non si consiglia di dormire più di 8-9 ore a notte perché sembra che questo porti degli effetti negativi. E il sonnellino pomeridiano? Ma ci sono anche qui diversi studi e sembra che sia un'ottima cosa se uno vuole farlo, si sente di farlo. Gli studi dimostrano che questa piccola rigenerazione, diciamo così, del nostro cervello aiuta molto a ricaricarci ed essere maggiormente efficienti e produttivi. C'è un famoso studio effettuato sui piloti della NASA ed è stato visto che un sonnellino dopo pranzo di 26 minuti, questo è un tempo ottenuto dalla media di diverse prove, ha migliorato la loro efficienza di ben il 34%. Non si consiglia di fare dei sonnellini più lunghi, appunto di mezz'ora, perché si entra in una fase di sonno troppo profondo, dal quale magari si ha difficoltà poi a uscirne, e quindi non solo non si è efficienti, produttivi e ben svegli, ma addirittura si può stare in uno stato di sonnolenza continua fino a sera. Bene, volevo concludere questo video sul ruolo del sonno sulle nostre capacità cognitive, accennando al fatto che spesso si dice che il sonno può portare delle idee creative e originali. Si cita spesso di alcuni personaggi famosi anche nel mondo della scienza che hanno avuto o fatto scoperte particolari pensando proprio a delle idee innovative durante il sonno o subito dopo il sonno. Addirittura alcuni di questi personaggi sembra che sfruttassero i sonnellini proprio per riorganizzare le idee e avere delle intuizioni addirittura geniali. Per esempio, Thomas Edison sembra che lui facesse dei sonnellini in poltrona, tenendo in mano degli oggetti. Nel momento in cui si addormentava, questi oggetti cadevano a terra, svegliandolo proprio nel momento di massima creatività. Ma alcuni studiosi hanno voluto proprio indagare meglio questo aspetto e hanno fatto alcuni esperimenti, e qui è illustrato uno in particolare, dove dei gruppi di persone dovevano eseguire un test costruendo delle stringhe di numeri. Queste stringhe di numeri venivano costruite sulla base di due regole che venivano fornite dai ricercatori. Inizialmente, una volta fornite le regole, venivano fatti degli esercizi e poi veniva permesso alle persone di fare un intervallo di 8 ore. Poteva essere durante il giorno oppure durante la notte. Ma durante la notte alcune persone venivano però tenute sveglie completamente, quindi passavano la notte in bianco, altre invece gli veniva concesso di dormire. E poi il giorno dopo rifacevano il test. Il punto è che la soluzione del test era quella di trovare l'ultima cifra di questa nuova stringa. Ma oltre alle due regole che venivano
fornite ai partecipanti, ce n'era una terza che però era nascosta. Ma se veniva trovata, se qualcuno aveva l'intuizione di questa terza regola nascosta, si poteva arrivare alla soluzione del test molto più velocemente. Ebbene, come potete vedere qui, le persone che avevano l'intervallo di 8 ore durante il giorno oppure durante la notte, ma senza sonno, avevano un effetto molto diverso dalle persone che invece potevano dormire durante la notte. In queste ultime, bene, il 60, quasi il 60% di loro riusciva a vedere, a intuire questa regola nascosta e quindi arrivare alla soluzione molto più velocemente. Questo indicava quindi che effettivamente il sonno non solo aiuta a memorizzare meglio, a incamerare, a assimilare meglio le informazioni, ma addirittura a trovare una nuova riorganizzazione di queste nuove informazioni e talvolta questa nuova riorganizzazione può portare a delle idee originali, creative, se non addirittura geniali. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questo video, come al solito, sia stato utile e interessante e ci vediamo la prossima volta.